Sì, sono contento dopo un lungo infortunio che mi ha tenuto fuori 3 mesi dal campo. Sono contento di essere tornato in campo con i ragazzi, il risultato è positivo, comunque la Cremonese è una buona squadra, è stata una partita tosta e ci portiamo questo punto a casa. Il Lon ha detto qualche giorno fa: il nostro vero acquisto di gennaio è Cristian Capone. Bentornato anche da parte nostra, Cristian. Grazie. Intanto, insomma, com'è andata tutti questi mesi lontano dal campo? Sicuramente non è stata facile, non è stato facile, ma grazie a tutte le persone che mi sono state vicine in questo periodo, ora cerco di rientrare e di tornare in forma il prima possibile e sono contento di questo esordio, diciamo, e spero di giocare sempre più minuti possibili per tornare in forma totalmente. Cristian, parliamo dell'attualità di questa partita, delle difficoltà che ha incontrato il Pescara questa sera con la Cremonese, due conclusioni dalla distanza di Brugman e Memushai nel primo tempo, nessun tiro in porta nella ripresa. Dopo la vittoria squillante di Salerno, i tifosi si aspettavano ben altra partita. Ma sicuramente contro la Cremonese è sempre una partita difficile, pure all'andata siamo riusciti a pareggiarla negli ultimi minuti e comunque sì, dopo la vittoria di Salerno magari i tifosi aspettavano un'altra vittoria, ma siamo contenti, andiamo avanti sulla nostra strada e pensiamo già alla prossima. Prima di salutarti, Cristian, ti vorrei chiedere una cosa che non abbiamo mai parlato, ma insomma la dinamica di come ti sei fatta male quel giorno. Ma era la rifinitura contro il Benevento, in un mezzo contrasto mi si è girato il piede e track, il metatarso si è rotto. Sono cose che capitano, sono i rischi del mestiere, ma Dai, ti sei riposato un po'. no, magari sono stati mesi duri dove ho lavorato duramente a Bergamo.